Quindi benvenuti a questo webinar organizzato da LinkedIn for Business dal titolo Come creare e promuovere post di successo su LinkedIn. Mi presento, sono Renato Bellini, autore di alcuni libri sul mondo LinkedIn, social selling, il mio ultimo libro LinkedIn Tips e il mio prossimo libro riguarderà l'advertising su LinkedIn. Mi potete seguire e soprattutto iscrivervi alla mia newsletter su LinkedIn for Business, dove trovate anche un'area Academy, di cui vi parlerò anche dopo. E seguirmi anche su socialsellingacademy.it, dove troverete dei corsi specifici sul social selling, in particolare il social selling bootcamp, come dire, in progress proprio in questi giorni. Allora, qual è la mia promessa? Qual è gli obiettivi? Che cosa otterrai ascoltandomi in questa puntata, in questo webinar? Il mio intento è quello di farti pensare e ragionare un po' diversamente sulla tua attività di content marketing su LinkedIn. Cambierai il tuo modo di pensare a questo e probabilmente riuscirai a identificare i migliori formati, capirai le differenze tra i formati, riuscirai a condividere meglio le tue competenze, la tua expertise e ottenere migliori risultati in termini di views ed engagement. E anche riuscirai a avviare discussioni, per esempio, all'interno dei gruppi per ingaggiare poi anche i tuoi prospect. Allora, cominciamo il webinar, visto che siete in parecchi, con alcune domande. Quindi, la prima domanda che ti faccio è questa. Quindi, rispondi al sondaggio che vedi. Ti do 30 secondi per darmi un feedback rispondendo a questa domanda. Quanti post hai pubblicato nell'ultima settimana sul tuo profilo individuale? Ok, stiamo raccogliendo un po' di risposte. Ancora 10 secondi, poi chiudiamo il sondaggio. Ok, sondaggio è chiuso. Questi sono i risultati. L'88% dice che ha pubblicato meno di 5 post, quindi in media un post al giorno. Le best practice di LinkedIn ci dicono che dovremmo pubblicare almeno uno status update al giorno per mantenere quella visibilità, quella notorietà, quella possibilità di costruire il nostro personal brand, perché sappiamo che non tutti i nostri post saranno visti dal nostro pubblico, dalla nostra audience. Vi chiedo anche di rispondere a questo secondo sondaggio. Quanto sei soddisfatto della tua strategia di content sharing? Quindi hai definito degli obiettivi e li stai raggiungendo? Con quale livello di efficacia? Quindi sei molto, poco, sufficientemente soddisfatto o non sei per niente soddisfatto? Ancora una volta ti do 20 secondi circa per rispondere. Ok, vedo dei numeri interessanti. Ok, possiamo chiudere il sondaggio e condividere il risultato. Allora, gran parte di voi dice che non è troppo soddisfatto, abbastanza soddisfatto il 13%, affatto soddisfatto un numero abbastanza interessante, addirittura quasi il 20%, quindi quasi un quinto di voi dichiara di non essere affatto soddisfatto. Questo è interessante perché il mio obiettivo è quello di, come dire, darvi quei suggerimenti, quelle best practice per cambiare questo stato di fatto. L'ultima, terza e ultima domanda è come misuri la qualità dei tuoi post? Quali sono le metriche che monitori? Ti basta raggiungere un certo numero di visualizzazioni, quindi sei focalizzato sulla reach, oppure sei più focalizzato sull'engagement, quindi misuri la qualità del tuo piano editoriale in base ai like che hai ricevuto, ai commenti, alle condivisioni, oppure fai ancora un'analisi, se vogliamo più di alto livello, considerando se sei riuscito ad attirare il tuo lettore ideale o il tuo prospetto, il tuo cliente ideale. O il tuo candidato o talento ideale, se stai facendo un'attività di employer branding o di social recruiting. Quindi prova a rispondere anche a questo tipo di domanda. Ti do ancora 10 secondi. Ok. Fine
fine del sondaggio, visualizziamo i risultati. Vedete, il 41% comunque dice di guardare l'audience, quindi tra gli analytics dei post probabilmente scoprirà se le persone appartengono alle aziende giuste, se hanno un ruolo giusto, se magari si collegano da un'area che loro presidiano dal punto di vista, come dire, del business commerciale o in ottica di recruiting. Ecco, ora che abbiamo rotto il ghiaccio con queste domande, entriamo nel vivo. Queste sono le tre domande che vi ho posto e di cui abbiamo in qualche modo condiviso già i risultati. Quindi, crea dei post di successo su LinkedIn. Innanzitutto perché LinkedIn? Perché abbiamo quasi il 40% degli utenti LinkedIn, che hanno superato i 600 milioni, che si collega ogni giorno. Il tasso di crescita delle visualizzazioni è il 60% ogni anno, idem per quanto riguarda l'engagement, più di 130.000 articoli pubblicati ogni settimana e considera la qualità dell'audience. Abbiamo detto importante, il 45% dei lettori degli articoli sono executive decision maker e sta ancora di più crescendo il traffico delle sessioni da mobile. 57% in media ogni anno, e LinkedIn è il canale numero uno per distribuire i contenuti per il 94% degli intervistati agli ultimi sondaggi di LinkedIn Content Marketing Institute. Quindi, se siete nel business to business, se volete raggiungere i vostri obiettivi a livello individuale, aziendale, è importante presidiare questo strumento e conoscere quali sono le best practice. Quindi, che tipo di contenuti possiamo pubblicare? Quali sono le tipologie? Possiamo pubblicare post testuali, immagini, caroselli di immagini, video e documenti. Questi sono i cinque principali formati. Quindi vediamo 10 spunti per i tuoi post di successo. Vedremo quindi 10 differenti modalità di pubblicare dei post auspicabilmente di interesse, coinvolgenti, utili, informativi per il tuo pubblico di riferimento. Quindi scrivi post testuali, carica un documento, carica un video, carica un'immagine, carica un carosello di immagini, oppure posta un articolo sul tuo profilo, condividi un link esterno, commenta post di altre persone, metti like a post di altre persone e post in gruppi specifici. Queste sono le 10 azioni, le 10 tipologie di appunto post o azioni anche in termini di engagement di cui parlerò oggi in questo webinar. Allora, il primo, forse anche il più importante perché è un contenuto, è un tipo di formato molto premiato dall'algoritmo di LinkedIn, è un post testuale. A differenza di altri social network più orientati al visual, LinkedIn mantiene ancora questa dimensione legata proprio al valore dei contenuti in termini testuali. Quindi sono molto importanti, cerca di evitare link a siti esterni all'interno del tuo post, poi vedremo qualche workaround, qualche accorgimento, per esempio aggiungendoli e aggiungendo un link esterno al post come all'interno del primo commento. Questo è un esempio di post recente che ho pubblicato un giorno fa. Vedete, io ho inserito il titolo, utilizzo gli emoji, qui specifico subito di andare al primo commento, l'obiettivo e poi uso la formattazione. Vedete qui dei pallini, il maiuscolo, degli emoji, utilizzo tre hashtag specifici, LinkedIn Tips, LinkedIn Training, tipo vedete che è un pochino il mio hashtag proprietario. Questo è già il tipo di risposta che ho avuto a distanza di un giorno. Questo è un altro esempio di post testuale, vedete. Quali sono un po' le best practice che si possono desumere, i suggerimenti? Scrivi dei post mediamente lunghi, quindi supera almeno le 3 linee di testo. Usa gli emoji, non ti dico quelli più buffi e strampalati, ma quelli un pochino più professionali, come trovi in questa slide. La formattazione, inserisci una call to action, alla fine scopri il link che vedi nel primo commento. Per rendere il tuo post più coinvolgente, puoi porre alcune domande, puoi chiedere e dare delle risposte nei commenti, puoi citare e coinvolgere gli utenti inserendoli in citazioni e naturalmente aggiungi gli hashtag. Proprio nell'ultima raccomandazione legata ai cambiamenti e novità diciamo, dell'aggiornamento dell'algoritmo di LinkedIn,
è importante tener conto di questi fattori. Quindi usa hashtag più specifici, non superare il numero di 5 hashtag, usa le citazioni, cerca di creare dei contenuti anche di nicchia, anche molto verticali, ma che possano raggiungere un audience giusto, che è quello che ti segue, che ti apprezza, che conosce la tua expertise e che è più disposto di altri a condividere quel tipo di informazione, a ricondividere all'interno del suo network. Quindi queste sono un po' le raccomandazioni. Quindi usa la formattazione, abbiamo detto, scrivi almeno 3 righe in modo che il tuo post appaia nella timeline dei tuoi follower, dei tuoi collegamenti, con la scritta vedi altro. Questo farà sì che le persone per leggere il tuo post dovranno cliccare su vedi altro e quel tipo di interazione sarà conteggiata dall'algoritmo di LinkedIn per espandere la visibilità del tuo post. Usa gli hashtag, abbiamo detto, inserisci una call to action nel primo commento. Puoi condividere e incorporare i tuoi post anche al di fuori di LinkedIn, puoi inserire un link su altri social network, puoi incorporare letteralmente il tuo post e aggiungerlo, per esempio, in un tuo blog post all'interno del tuo blog aziendale. Quindi il tuo obiettivo è quello di creare un ingaggio, una curiosità, favorire il click-through nel vedi altro, questo nel post che appare nella timeline. Per favorire l'engagement aggiungi e cita delle persone o delle aziende, puoi inserire at. Ti apparirà un menu a tendina dove sceglierai un elenco di una o più persone, naturalmente lo devi ripetere più volte. Clicca sul nome che desideri aggiungere dall'elenco e continua appunto a digitare il tuo messaggio. Qui vediamo alcuni esempi di citazioni all'interno di questo mio post. Ricordati che non è necessario essere collegamenti o follower per citare un'azienda o una persona. Quindi questo è il primo tipologia di post che puoi scrivere. Pensa a scrivere su temi che domini, di cui hai qualcosa da dire, di cui hai come dire, una padronanza, un dominio in termini di expertise, di knowledge. Alterna magari anche alcuni post che mostrano il tuo lato umano, il tuo pensiero, condividi contenuti altrui, non pubblicare solo post come dire, originali di tuo pugno. Vediamo la seconda tipologia di documento, la possibilità di caricare proprio un documento. Quindi questo è una tipologia, un formato relativamente nuovo e che LinkedIn sta spingendo con il suo algoritmo. Quindi ti consiglio, ti raccomando di inserire, di tener conto di questo formato all'interno della tua strategia editoriale e del tuo piano editoriale su LinkedIn. Quindi clicca su questa icona, documento, sempre uno status update, poi ti apparirà quest'altra schermata, puoi scegliere un file oppure se hai integrato Dropbox lo puoi caricare da Dropbox, seleziona il file, aggiungi un titolo al documento, aggiungi una descrizione al post e puoi ancora una volta utilizzare citazione e hashtag. Vediamo un esempio, qui ho caricato un documento, in questo caso si tratta di un PDF con il mio social selling canvas, aggiungo un titolo, è obbligatorio, al massimo 58 caratteri. Aggiungo anche una descrizione al post per spiegare, per invitare le persone a leggere, a scaricare e magari anche a interagire con questo tipo di documento. Vedete, questo è un mio esempio, quindi LinkedIn Marketing Canvas. Qui ho aggiunto 2 azioni che devono fare gli utenti, quindi clicca sull'immagine qui sotto, potrai scaricare il documento in PDF e poi li mando anche a un riferimento esterno, guarda il video di spiegazione sul mio sito. Questo link esterno naturalmente l'avrei potuto anche inserire come all'interno del primo commento. Quindi, una volta caricato il file, tipicamente in formato PDF, ma potrebbe essere anche in formato doc o PPT, puoi aggiungere del testo, ovviamente con tanto di citazioni e hashtag,
e puoi ottenere un risultato come questo. Te lo condivido perché comunque abbastanza strabiliante. Questo contenuto, che oltretutto conteneva un link esterno, quindi penalizzante per l'algoritmo di LinkedIn, ha ricevuto nel giro di un paio di settimane, perché questo contenuto ha avuto una vita molto più lunga della media, un post su LinkedIn ha un ciclo di vita media di circa 24 ore, in questo caso ha raggiunto più di 2 settimane. Cioè, significa che ancora dopo 2 settimane dalla pubblicazione alcune persone interagivano, commentavano, mettevano like o comunque interagivano con questo contenuto che ha ricevuto più di 12.000 vedete, visualizzazioni, più di 60 like e 13 commenti. Quindi grazie a questo strumento le persone possono accedere a un documento, visualizzarlo e sfogliarlo anche da mobile e scaricare il documento, oltre che interagire mettendo like e commentandolo nel feed. Che tipo di finalità ha questo tipo di post? Per esempio, insegnare qualcosa, quindi un contenuto informativo. Oppure raccontare una storia, fare del brand o corporate storytelling per trasportare i tuoi lettori nel tuo mondo. Oppure potresti aggiungere come corollario in un tuo video, in un tuo speech, un documento che sintetizzi, per esempio, i concetti o i contenuti del tuo video, del tuo post. Puoi utilizzarlo per condividere numeri, dati, statistiche e portarli in un formato visuale. E naturalmente questi sono solo alcuni degli esempi di utilizzo di questo tipo di formato. Quindi puoi di fatto pubblicare qualunque tipo di documento, tipicamente su LinkedIn, utile e informativo per la tua audience, trend del settore, insight, tips and tricks, oppure infografiche, white paper, slide di una conferenza, tutorial, presentazioni, materiali di un corso, guide how to e così via. Quali sono i requisiti? Il documento dovrebbe pesare meno, deve pesare meno di 100 megabyte e essere lungo meno di 300 pagine. I formati, come dire, disponibili, quindi compatibili con questo tipo di document post, PowerPoint, Doc e naturalmente PDF. Quali sono le best practice? Usa le mention per dare credito, magari cita relatori, collaboratori del documento. Usa gli hashtag per indirizzare le giuste community affinché coloro che stanno monitorando quel tipo di hashtag possono visualizzare, possono scoprire quel contenuto. Il titolo lungo sfrutta i 58 caratteri, magari in ottica SEO, e una volta pubblicato, comunque in anteprima, sfoglia il documento per vedere se è tutto a posto. Il terzo tipologia di contenuto è un video nativo. I video nativo raggiungono un livello di visualizzazione di engagement molto superiore ai video link, cioè ai link che ti riportano a un video magari pubblicato su YouTube o su un canale video di content sharing come Vimeo o altri. Quindi clicca sull'icona del video, fai upload di un video che non deve essere più lungo di 10 minuti, vedete in questo caso, LinkedIn Networking. E poi naturalmente correde il video con del testo, puoi utilizzare ancora una volta citazione hashtag, scegliere il tipo di visibilità, mostrarlo, puoi mostrarlo solo ai tuoi collegamenti, a tutti con più Twitter, oppure decidere di pubblicarlo all'interno di un gruppo a cui tu sei iscritto. Ecco, una peculiarità del video che tu puoi aggiungere cliccando qua sulla matitina, puoi aggiungere un file di formato .srt, ovvero che ti permette di far scorrere i sottotitoli in fondo, in basso al tuo video. Come lo puoi ottenere questo file SRT? Per esempio, se hai un canale video, puoi passare da YouTube Creator, caricare un video in forma privata, chiedere a quindi ottenere il file SRT, scaricarlo, esportarlo da YouTube e aggiungerlo qui, caricarlo su LinkedIn. Esistono altri strumenti e best practice in questo tema a cui dedicherò magari un webinar ad hoc. Vedete, ora sto caricando il documento.
E quindi perché i video? Perché i video hanno un'elevata priorità nel 2018 e continuano ad averla anche quest'anno. Non dimenticarti di aggiungere il testo per fare delle attività di teasing, per spiegare lì il video, se è un video tutorial. Non superare, secondo le best practice, 1 minuto per un video di awareness, 2 o 3 minuti al massimo per i video, per generare domanda, come per esempio un video tutorial. Aggiungi i sottotitoli, è un must. La gran parte delle persone utilizza LinkedIn sul luogo di lavoro e naturalmente lo vedrà il tuo video senza l'audio attivo. In automatico l'audio è in modalità off. Quindi la persona deve scegliere di cliccare, vedete qua sull'icona audio per mostrarlo, altrimenti vedranno solo immagine e potranno leggere i sottotitoli. La quarta tipologia di post sono le immagini. Clicca sull'icona immagini, puoi caricare un'immagine, le dimensioni ideali sono 1200x626x628 pixel. Il peso del file immagine non deve superare 5 megabyte. Ci sono anche delle dimensioni minime, qui ci sono varie scuole, comunque attorno ai 550x270 pixel. Quando, come e perché utilizzare un post, un image post, cioè quindi un post basato su immagine? Per esempio, durante un evento. Puoi pubblicare uno più no o più immagini. Questa è Fabio Moioli, vi consiglio di seguire, comunque un influencer su LinkedIn che pubblica un'immagine ripresa da un mega evento di Microsoft con il keynote di Satya Nadella, CEO di Microsoft. Ma puoi anche utilizzare notizie, eventi che avvengono all'interno della tua azienda o comunque anche lanci un nuovo prodotto e promozioni per trasformare questo tipo di contenuto e notizie in immagini. Puoi usare l'immagine per veicolare statistiche, citazioni attorno al tuo brand o citazioni di influencer che hanno a che vedere con il tuo business o anche dati. Puoi anche pubblicare solo un cosiddetto image only post, cioè un post solo basato su un'unica immagine. Potrebbe essere un'immagine come questa, con alcuni contenuti testuali in realtà. E questo tipo di immagini di post, tipicamente, come vedete in questo caso, raggiungono un certo livello di successo. Citazioni statistiche. Questi sono esempi di immagini tratti da l'account dal profilo LinkedIn Business Solutions. Vedete citazioni di persone famose, quindi Scott Cook, eccetera, piuttosto che Steve Jobs, Jill Rowley, che è una social selling evangelist, eccetera. Se sei un fotografo bravo come Bruno Cogawoin, che è appunto un esperto di fotografia, può fare delle citazioni mettendo proprio l'immagine di manager, in questo caso questa Margot Tobin, director at Felix Consulting, con magari una citazione e comunque una frase, un'affermazione per generare dibattito con una domanda. Vedete che c'è scritto agree. Quindi alcune best practice, inserisci le mention, le hashtag, abbiamo detto la dimensione ideale, della dimensione minima. E un'alternativa a una sola immagine è quella di condividere un carosello di immagine. Quindi se tu clicchi sempre sulla camera e selezioni, fai upload in contemporanea di 2 o più immagini, contemporaneamente, quindi non puoi farlo sequenzialmente, ma devi selezionare dall'upload, supponiamo, 2 o 3 immagini, come in questo caso 3 immagini. Vedete, questo vi permette di fare visual storytelling, di aggiungere dei contenuti come se tu potessi raccontare una storia attraverso una sequenza di immagini. Questo è un contenuto veramente pubblicato poche un'ora fa circa, proprio perché volevo mostrarvi questo esempio. Vedete, è un carosello di immagini di fatto.
La prima immagine che caricate avrà una dimensione più grande. In questo caso, se come, avendo tre immagini, lo spazio viene distribuito in questo modo. Se fossero state quattro immagini, sarebbe stato proprio quadripartito lo spazio. Quindi, ancora una volta, puoi usare questo formato per fare live posting di un evento, per descrivere magari da diverse angolature un nuovo prodotto, supponiamo un'automobile. Il meccanismo, la dinamica di fruizione di questo contenuto è diversa dal cosiddetto carousel ads, che è un annuncio, un formato pubblicitario che ti permette di sfogliare con il dito da mobile o con le freccette attraverso il mouse da mouse da desktop o i contenuti in formato immagini come puoi vedere in questa slide. Mentre nel nostro caso non puoi sfogliare questo tipo di contenuti, ma è un post tipo composite con un po' la Instagram, se vogliamo, con più immagini. Altra tipologia di contenuto sono gli articoli. Come sai, gli articoli hanno avuto un certo declino in termini di visibilità, sono stati non premiati dall'algoritmo di LinkedIn, non appare più in automatico la notifica ai nostri follower che tu hai pubblicato un nuovo articolo, sono importanti perché appaiono sul tuo profilo personale in maniera permanente. Quindi hanno una priorità bassa in termini di visualizzazione. E gli articoli, all'interno dell'articolo puoi personalizzare l'immagine di sfondo, il titolo e incorporare una serie di oggetti, un video, uno slideshow, eventualmente altri post di LinkedIn, citazioni, immagini, eccetera. Quindi, come si fa a scrivere un articolo? Si clicca su scrivere un articolo, si accede al LinkedIn Publisher o pubblicazione in italiano, che ha un'interfaccia molto simile a quella che conoscerai sicuramente di WordPress, dove puoi aggiungere attraverso questo text editor una serie di informazioni, quindi comporre il tuo articolo. Quindi scrivi il titolo, aggiungi immagini, video, è consigliato farlo, diapositive, link oppure citazioni, e poi hai gli strumenti qui della barra di formattazione per il grassetto, l'italico, inseri la possibilità di inserire citazioni, link esterne e anche di cambiare appunto la dimensione del font. Quali sono le best practice per gli articoli? Scrivi articoli lunghi, anche superiori alle 1500 parole, arricchisci il testo con immagini. Sembra che 8 immagini determinano il più alto numero di interazioni, secondo lo studio fatto da OKDork di Noah Kagan. Ecco, come suggerimento per usare gli articoli, prova a immaginarli in questo flusso come uno step intermedio tra uno status update e un tuo contenuto esterno, un blog post. Allora, abbiamo detto che inserire un link esterno in uno status update è penalizzante, mentre non è penalizzante inserire in uno status update un link che non fa uscire l'utente da LinkedIn, ma lo porta su un articolo. All'interno dell'articolo potrai inserire immagini, testo, ovviamente video, eccetera, e anche un link verso il tuo blog post. Quindi in questo modo riuscirai quindi a ottenere il massimo da questa triangolazione. Quindi questo è un esempio di articolo di Vika for Rosen che ha, vedete in fondo, il link al suo contenuto esterno. Quindi non inserire il link direttamente verso il tuo post dentro il tuo status update, invece inseriscilo negli articoli. Puoi linkare ad altri contenuti già presenti sul tuo dominio linkedin.com, quindi video, articoli, post. Perché è importante l'articolo? Perché incrementa il tuo personal branding, perché rimane in maniera permanente l'ultimo articolo pubblicato all'interno del tuo profilo LinkedIn. Vedete, questo è un esempio. Quindi le persone sono più invogliate e soprattutto vedono questo spazio coperto che è quello legato appunto al tuo ultimo articolo. Se non ce l'hai, non vedono questo spazio, ma vedranno solo un elenco delle tue interazioni o dei tuoi status update. È importante invece fare in modo che i tuoi lettori, i tuoi utenti, i tuoi potenziali clienti o talenti, visitando il tuo profilo, vedano il tuo articolo in primo piano.
Quindi deve essere rilevante, devi fare in modo che abbia un certo numero di commenti, perché vedete qui ho 11 like, questo appunto è il mio ultimo articolo. Puoi pubblicare, arriviamo al settimo tipologia di contenuto, di post. Pubblica un post con un link esterno. Cosa succede? Quindi copia, digita l'URL, per esempio, il tuo blog post, copialo, incollalo, aspetta alcuni secondi perché vedrai l'anteprima del tuo post. Le dimensioni ottimali, abbiamo detto, del contenuto che tu stai linkando devono essere 1200x628. Se l'articolo, per esempio, che tu stai linkando ha un'immagine molto più piccola, ne vedrai una miniatura. Quindi vediamo un esempio. Copio e incollo un mio blog post, vedete caricamento anteprima link, quindi aspetta un attimo. Ecco, vedete, in questo caso vedo l'immagine del mio blog post su LinkedIn for Business. Quindi posso visualizzare l'anteprima del post con l'immagine che viene acquisita dal post esterno, da LinkedIn. Posso modificare il post, quindi eventualmente potrei cambiare questa immagine, aggiungere del testo con tanto di hashtag come ho fatto, eventualmente anche citazioni. Quindi naturalmente posso condividere, abbiamo detto, un link o un'immagine, quindi creare un link post o un image post, ma non entrambe nello stesso momento. Quindi se prima carico un'immagine, puoi sì inserire un link, ma sarà un link testuale, quindi cliccando sull'immagine non si andrà su questo link, ma si andrà solo su questo link, cliccando proprio sul link stesso, sul testo. Questo è un esempio di image post, vedete, a cui io ho inserito manualmente una frase con un link che riporta a un link esterno. La visibilità generale status update. Queste sono tutte le opzioni, tutti più Twitter, solo i tuoi collegamenti, oppure lo puoi condividere il tuo post, il tuo status update all'interno di uno dei gruppi, al massimo puoi essere iscritto a 100 gruppi contemporaneamente, appunto a cui tu sei iscritto. Vediamo l'ottavo comandamento, l'ottavo suggerimento per creare engagement e non dimenticare che non limitarti a creare dei contenuti originali o anche fare content curation condividendo link esterni verso altre fonti e altri magari esperti e blogger, ma è molto importante su LinkedIn e probabilmente anche sugli altri social network fare un'attività di engagement andando a commentare i post altrui. Quindi, paradossalmente, questa è un'attività ancora a maggiore valore di quella della creazione dei contenuti. Quindi mettere like, commentare, condividere i post di altre persone nel tuo network ti permetterà di far decollare il tuo engagement perché più persone scopriranno i tuoi contenuti, guadagnerai nuovi collegamenti. Collegamenti di secondo livello cominceranno a magari inviarti una richiesta di collegamento o aggiungerti appunto al loro network e le persone a cui tu hai commentato, condiviso, messo like al loro post faranno altrettanto con i tuoi post. Quindi in qualche modo ti starai creando un piccolo seguito di follower altamente ingaggianti che non perderanno l'occasione di commentare, mettere like e condividere i tuoi contenuti. Quindi il social network è comunque un ambiente a due vie, non devi fare broadcast, ma devi soprattutto ascoltare, commentare, condividere e ingaggiare con i post degli altri. Infatti, se le persone realizzano che sei focalizzato solo su te stesso, il tuo obiettivo è solo quello di vendere o di promuovere i tuoi prodotti, saranno meno propense a interagire e ingaggiare con i tuoi post. Vediamo alcune best practice per i commenti. Quindi scorri il tuo newsfeed, dedica alcuni minuti al giorno a scorrere il newsfeed e a interagire con i post altrui, consigliando e commentando i post altrui. Non ti limitare a un commento veloce, sì, lo puoi anche fare, qui vediamo anche esempi, grazie mille, utilissimo, fantastico, complimenti, ma potresti fare delle domande, come fa in questo caso Stefano, o scrivere un commento un pochino più articolato, il mio consiglio è almeno due righe, quindi non limitarti a dare un feedback veloce,
Che bello, complimenti, bravo, eccetera, ma aggiunge almeno due righe nel commento utilizzando, se possibile, anche un hashtag e non fare grande uso di link esterno nei commenti, fallo solo se strettamente necessario perché sposti fuori, dirotti il thread conversazionale altrove. Cita altre persone se realmente interessate al tema, fallo con parsimonia, non inserire nel tuo commento 20 altre persone, ma solo se è strettamente necessario. Un'altra azione che puoi fare è quello di copiare il link al tuo commento e ripostarlo come status update. Questo perché se tu hai fatto un commento interessante, particolarmente ricco, all'interno di un post che ha avuto decine se non centinaia di commenti, sarà difficile vederlo perché i commenti non sono in ordine cronologico, quindi tu potresti rilanciare il tuo commento riconvertendolo a un tuo status update. Metti like ai post di altri, quindi consigliare i post di altre persone fa decollare il tuo engagement, abbiamo detto, guadagnando più collegamenti e ricevendo più altrettanto, ma questo vantaggio ce l'hai anche solo semplicemente mettendo like ai posti di altri. Ci sono differenti modalità di like. Recentemente LinkedIn ha introdotto in totale 5 differenti tipologie di like. Quindi, per esempio, in questo post di Marta Pellizzi che celebra un anno di rivoluzione Telegram, quindi da un anno è passato un anno dalla pubblicazione del suo libro di rivoluzione Telegram, probabilmente più che like è giusto mettere celebrate, quindi un applauso. Questo perché è un contenuto di questo tipo. Da dove nascono queste differenti tipologie di reazioni ora disponibili su LinkedIn? Da un'analisi che ha fatto LinkedIn, andando a vedere le prime due parole di tutti i commenti che appunto sono pubblicati su LinkedIn, e ha codificato cinque tipologie di reazioni. Quindi commenti del tipo bravo, mi piace, oppure è legato a una celebrazione, oppure love. Oppure contenuto utile, insegnativo e significativo, insightful, oppure sono curioso di curioso, contenuto che suscita curiosità. Quindi prova a tener conto anche non solo della qualità, quantità della relazione, ma anche della loro qualità in termini di tipo di like, ovvero di reazioni che hai ricevuto. Cerca di capire quali sono i contenuti che, per esempio, generano maggiore insightful. Quali sono i post che hanno portato a avere più insightful? Questi sono contenuti probabilmente più veramente approfonditi, magari trend di settore, magari studi di terze parti, magari ricerche di mercato. Ok, quindi ultimo punto. Pubblica contenuti nei tuoi gruppi, quindi attraverso gli hashtag identifica una serie di gruppi o comunque attraverso delle ricerche su LinkedIn identifica gruppi non solo con cui puoi condividere expertise e best practice con i tuoi pari, ma anche gruppi frequentati dai tuoi prospect. Avvia una conversazione, crea dei post, usa formati, ancora una volta puoi usare formato documento, immagine, video, solo testi, quindi hai a disposizione di fatto tutte le tipologie di formati disponibili per il tuo profilo individuale e quindi segui le best practice di cui ti ho parlato. In più potresti citare e coinvolgere i membri del gruppo, quindi utilizzare il post con una domanda, magari alla fine una call to action per scatenare maggiormente il dibattito. Ok, quindi ti ho illustrato questi 10 post e poi faremo un recap alla fine. Vediamo ora alcuni suggerimenti per promuovere il tuo post su LinkedIn senza necessariamente ricorrere all'advertising. Il primo lo abbiamo già visto, ma ribadiamolo. Quindi, per non essere penalizzato dall'algoritmo di LinkedIn, abbiamo detto inserisci il link esterno nel primo commento, come in questo caso.
Siamo davvero sicuri che funzioni? Che ci sia una differenza? Questo test condotto da un esperto in social media come Guy Kawasaki, Chief Evangelist di Canva e di altre molte startup, autore seriale di libri, ha fatto questo esempio. Ha pubblicato un contenuto con e senza link. Vedete, questo è un contenuto con un link nel primo commento e questo è un contenuto con il link nel testo. Vedete la differenza? Circa 4 volte il post senza link ottenuto in termini di visualizzazione. Post senza link rispetto a post con link, vedete, penalizzato. Quindi abbiamo detto scrivi un post testuale e aggiungi un link esterno nel primo commento, come in questo caso. Puoi fare qualcosa di più raffinato, quindi puoi inserire, come abbiamo detto ora, il link nel primo commento, poi utilizzare la funzionalità link to comment per copiare questo link al commento e rieditare il post incollando questo link all'interno del tuo post. Vediamo meglio come funziona. Quindi io, riprendo il post di prima, ho aggiunto, abbiamo detto, un link nel primo commento. Clicco qua su 3 puntini in alto, mi si apre questo menu e faccio copia link al commento. A questo punto riprendo il mio post, vado in modalità edit, vedete edit post, cliccando sempre su 3 puntini orizzontali e quindi modifico il post incollando il post del post questo link al commento. Vedete, in questo caso questo è quello che come si mostra. Il link apparirà molto più grande. Il risultato finale è che se io clicco una volta su questo link, lo shortener di link di Entra in Funzione me lo abbrevia in questo modo. Quindi il risultato finale è questo. È un post con un link che però non è un link esterno, ma un link al commento inserito dentro il post stesso. E in questo caso non viene penalizzato dall'algoritmo. Vediamo un altro modo per promuovere i tuoi post in maniera organica. Quindi chiedi alle persone di commentare se interessate a leggere un contenuto. Questo è un esempio di Andrea Zinkevich, fondatore di Get Lido, un polacco molto in gamba. Ecco, quindi al termine del post, come fa lui, può invitare le persone a commentare se desiderano ricevere un contenuto come un ebook, una guida, un contenuto ad hoc. Quindi in questa guida condividerò un framework che ti aiuterà a creare una strategia di marketing B2B. Quindi just comment guide and I'll send it to you in private messenger. Quindi Andrei chiede alle persone interessate di aggiungere un commento con la parola Gui Guide e lui invierà attraverso una messaggistica privata il link per scaricare questa guida. Quindi invia loro poi il contenuto come messaggio privato. Il quarto step, quarta tipologia un quarto consiglio per promuovere i tuoi contenuti è effettivamente quello di utilizzare la campagna LinkedIn in sponsorizzazione. Quindi vai nel tuo campaign manager, crea il tuo account, segui 6 step per la creazione di una campagna, quindi definisci i tuoi obiettivi, tipicamente un obiettivo di awareness, ovvero website visit, dove tu andrai a selezionare questo tipo di obiettivo, website visit. Secondo step è quello di definire la tua target audience. A chi vuoi far arrivare il tuo messaggio, il tuo post, il tuo contenuto? Qui naturalmente hai molte chance, puoi utilizzare tutte le opzioni di targeting che fanno leva sulla sfera professionale degli utenti, quindi dalla funzione aziendale, job title, alla dimensione, al settore dell'azienda, al nome dell'azienda, eccetera. E poi selezionate selezione formata di link. In questo caso devi selezionare single image ad. Questo è il formato giusto da selezionare. Arriverai a questa schermata, vedete, poi hai due opzioni: o creare un nuovo annuncio, in questo caso si parla di
contenuto sponsorizzato diretto, oppure navigare tra i contenuti esistenti. In questo caso ti si mostrerà un elenco di company update già esistenti sulla tua pagina aziendale che potrai selezionare. Quindi in questo caso naviga tra i company update esistenti, puoi selezionare uno o più post da sponsorizzare. Vedete, in questo caso questi sono i post pubblicati ultimamente sulla pagina aziendale di DML. Posso selezionare alcuni dei post e aggiungerli alla mia campagna. Qui la possibilità di visualizzare l'anteprima sia in modalità desktop che mobile. Ultimo step, o dopo che hai selezionato i tuoi post da sponsorizzare, è quello di completare la tua campagna definendo un budget, una durata, una data di inizio e fine e stabilendo anche una modalità di carcerazione. Quindi un bid se automatico o manuale e anche la tipologia di bid. Questo dipende dai tuoi obiettivi. Se il tuo obiettivo è portare traffico verso il sito che converta o comunque generare nuovi lead, sceglierai Maximum CPC. Se il tuo obiettivo è unicamente orientato a massimizzare le visualizzazioni, sceglierai tipicamente Maximum CPM bid. Poi sceglierai il valore del bid, abbiamo detto la durata della campagna e stabilirai il budget sia a livello giornaliero che a livello totale. Queste sono le azioni tipiche, gli step che dovrai fare per completare una campagna. Quindi abbiamo detto quali tipi di contenuti dovrebbero far parte del tuo piano editoriale. Potresti condividere link a blog esterni, ricordati, sono penalizzati, quindi cerca di trovare o utilizzare l'escamotaggio di cui ti ho parlato. Molto popolari e di grande interesse sono le ricerche e le news di settore. Quindi crea un meccanismo di alerting, utilizza strumenti di social media listening, utilizza aggregatori feed RSS per monitorare trend, novità, ricerche, innovazioni legate al settore di riferimento. Puoi condividere contenuti informativi, tutorial, how to, post basati su LinkedIn, su elenchi oppure suggerimenti veloci. Non dimenticare l'approccio umano, la dimensione umana e anche, se vuoi fare soprattutto employer branding, contenuti legati alla vita, ai valori e alle attività che si svolgono dietro le quinte della tua azienda. Per fare thought leadership potresti condividere contenuti informativi, statistiche, citazioni o anche promozionale per fare lead generation. Quindi invito a iscriversi ai webinar, a scaricare un white paper, un canvas, un documento di valore. Quindi questo è un esempio di blog post, quindi un post con un link esterno. Questo è l'esempio di un report del settore, quindi in questo caso Aleranics condivide un report del settore di Gartner, how to e articoli, elenchi, listicles, su questo cerca e segui Neil Patel, è molto bravo in fare questo tipo di operazioni. Oppure puoi creare dei post basati su immagini con citazioni, con statistiche, vedete qui Napoleone Bonaparte. Gli argomenti più popolari su LinkedIn sono quelli che incoraggiano la produttività, che danno consigli pratici, che descrivono modalità per diventare un leader carismatico, per incrementare il successo. Condividi anche foto personali, foto scattate durante gli eventi business, ma anche in ufficio, foto di dipendenti in azione, trova il modo per il company update di rendere la notizia aziendale attraverso un'immagine o un video, quindi rendi più sociable e talkable un comunicato stampa. Poi condividi una foto di un evento aziendale, abbiamo avuto degli esempi in precedenza, vi ricordate la foto scattata durante lo speech di Satya Nadella da parte di Fabio Moioli. Altri esempi di company update, non necessariamente parla sempre nella tua azienda, ma puoi dare delle brevi notizie con dei video a quanti vanti, oppure punta dei contenuti veramente informativo che hanno per esempio l'obiettivo di scoprire come assumere nuovi dipendenti.
Allora, in sintesi, di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato dell'importanza di fare un'attività strutturata di content sharing su LinkedIn e abbiamo cercato di capire quali fossero gli strumenti che abbiamo a disposizione per creare dei post coinvolgenti che raggiungono l'audience giusta, di successo, che generano un grande livello di visualizzazione, ma anche e soprattutto di engagement. Le 10 suggerimenti o tipologie di azioni di elaborazione dei contenuti che ti ho raccontato sono questi. Il primo, i post testuali, molto amati dall'algoritmo di LinkedIn. Non limitarti a pochi caratteri, scrivi post lunghi, fai domande alla tua audience, chiamala in ballo attraverso citazioni, utilizza gli hashtag per rendere più ricercabile e quindi visibile il tuo contenuto. Attenzione al link esterno. Al link appunto esterno, cerca di non inserirli nel testo, a meno di non fare quell'accorgimento che ti ho spiegato nella parte finale del webinar. Utilizza i document post, sono un formato recente che è premiato dall'algoritmo di LinkedIn, quindi carica PDF, report aziendali, presentazioni, contenuto informativo, ovviamente poi corredare i testo, citazione, hashtag, usa i video come strumento emozionale per fare awareness, anche per generare domanda, i video nativi, quindi non i link a video esterni, ma i video caricati su LinkedIn di breve durata con i sottotitoli, carica immagini, quindi usa l'image post. Immagini di persone, eventi, citazioni, dati di fatto, quindi non vedere un'immagine solo ad appannaggio dei fotografi, ovviamente, ma utilizza vari strumenti di immagini. Puoi utilizzare piattaforme esterne come Canva per creare immagini e aggiungere citazioni o statistiche. L'immagine che sia di dimensioni ottimali, 1200x627, crea un carosello di immagini, un'alternativa per fare storytelling, per concentrare o condensare magari angolazioni diverse, prospettive diverse. Pubblica articoli lunghi, non riceveranno grandi visualizzazioni, ma ti permetteranno di fare un'attività di posizionamento personale. Questo articolo sarà visto in maniera permanente, il tuo ultimo articolo, all'interno del tuo profilo LinkedIn. Puoi utilizzare l'articolo come ponte tra uno status update e un contenuto esterno. Quindi puoi dare visibilità al tuo articolo per fare in modo che sia più visualizzato, più letto, commentato, attraverso uno status update che contenga un link verso un contenuto che rimane sempre nel dominio linkedin.com, che quindi da questo punto di vista non viene penalizzato. Condividi link esterni, quindi rilancia articoli di terze parti, promuovi contenuti propri, cerca di farlo, come abbiamo visto, tenendo conto di alcuni accorgimenti. Commenta post altrui, quindi non limitarti a pubblicare contenuti tuoi, a fare content creation o content curation, ma fai un'attività di engagement, quindi ogni giorno dedica del tempo a commentare i post altrui. Farlo dopo aver letto attentamente il post, dopo aver capito qual è il tuo valore aggiunto, come puoi dire qualcosa di tuo, con un commento che non sia puramente estetico di due parole, ma che sia qualcosa di più, almeno due righe, e puoi anche aggiungere hashtag e anche inserire una citazione all'interno del commento. Fallo con parsimonia e con ragionevolezza. Non solo commenti post altrui, ma metti anche like, puoi fare ambedue le attività, quindi sia mettere un like a un post altrui, sia anche all'interno dello stesso post, di quello stesso post aggiungere un commento. Quindi metti like ai post altrui, questo ti permetterà appunto di entrare maggiormente diciamo, nel radar di attenzione magari anche di influencer, di persone del tuo network che faranno altrettanto con te.
Infine, posta nei gruppi, quindi identifica gruppi frequentati dai tuoi clienti e lancia discussioni, magari citando, chiamando in causa persone che hanno raccontato storie simili, che hanno condiviso contenuti in qualche modo affini o vicini o in tema su quello che tu hai detto o su cui vuoi tu avviare questa discussione. Grazie a voi per l'attenzione. Vedo che siete più di 40 persone collegate, mi fa piacere e spero di aver in qualche modo dato dei suggerimenti utili per migliorare la vostra strategia e i vostri successi editoriali utilizzando i formati e quindi le tipologie di post che potete utilizzare su LinkedIn. Un saluto a tutti voi e vi ringrazio per l'attenzione.